Quello che io posso promettere è che resterò pienamente coerente con questo progetto e questo impianto. Quali sono le domande che un politico non vorrebbe mai farsi fare? C'è chi ha scelto una cosa e chi ha scelto un'altra. Cos'è che lo metterebbe veramente in crisi? Questo razzismo, questa discriminazione sui lavori fa schifo. Mi fa schifo. Andiamo. Ministro Di Maio, le va di fare un gioco un po' cattivo? Sono a vostra disposizione. Lei è stato capofila, capopolitico del primo movimento politico che si è fatto strada su un hashtag sui social network. Fanculo, mandiamoli a casa, svegliatevi, cambiamento, eccetera. Ora vediamo se anche fuori dal movimento se la cava un po' con gli hashtag. Noi le mettiamo di fronte un po' di immagini, lei ce le titola col primo hashtag che le viene in mente. Va bene, D'accordo? ok. Prima immagine. Gioventù. Mettiamo questa come seconda immagine. Questo è interessante. Prima volta. Terza immagine. Relazione complicata. Ultima immagine. Ferragosto, passato al Nazareno. Ministro Di Maio, domanda secca. È preoccupato che Giorgia Meloni possa diventare premier in Italia, sì o no? Sì. Assolutamente, sono molto preoccupato per il futuro economico e la sicurezza economica del paese. La loro coalizione ha fatto proposte per 160 miliardi di euro. C'è il rischio con loro di rivedere il film che abbiamo visto nel 2011 quando stavamo rischiando il fallimento, non pagando gli stipendi dei dipendenti pubblici e privati, Berlusconi si dovette dimettere e poi causò l'aumento delle tasse per gli italiani per 10 anni. Beh, però sembra che stiamo rivedendo un po' il film invece del 2018, nel senso che le stesse obiezioni o le stesse preoccupazioni che ha lei, un eventuale governo Meloni-Salvini, chiamiamolo, sono le stesse che un po' l'establishment di allora aveva nei vostri confronti. Però lo spread a 5,60 l'hanno portato loro e se si ricorda ci ritrovavamo con una reputazione internazionale dell'Italia in cui Sarkozy e la Merkel sorridevano parlando il Presidente del Consiglio italiano. Se poi aggiungiamo che questa coalizione di destra ha dentro Salvini e Berlusconi che hanno buttato giù Mario Draghi e per questa ragione Giorgia Meloni deve fare un appello in quattro lingue a tutto il mondo per dire non vi preoccupate, non la sfascio l'Italia. Beh, la cosa diventa preoccupante perché noi avevamo Mario Draghi che ai tavoli internazionali con nome e cognome rassicurava il mondo. Si ricorda esattamente, prova a chiudere gli occhi, cosa stava facendo 4 anni fa in questo momento? Sì, la campagna in Sicilia. Quello, ma stavate anche negoziando con l'Europa il famoso deficit al 2,4%. Eravate al governo con Salvini e Conte. Stavate combattendo anche contro l'Europa, contro quell'Europa di cui Mario Draghi allora era presidente della Banca Centrale Europea. Oggi lei si professa europeista, Salvini Conte di Battista, con cui ha fatto il giro in Europa, sono, diciamo, i suoi nemici giurati e il suo simbolo è accanto a quello del Partito Democratico. Ci può spiegare com'è stato possibile questa metamorfosi in 4 anni? In 3 anni, tra una pandemia e una guerra, siamo stati messi di fronte a delle scelte. Pensiamo alle scelte sui vaccini, alle scelte sulla politica estera, alle scelte tra responsabilità nei confronti del paese e campagna elettorale e sondaggi. E come vedete c'è chi ha scelto una cosa e chi ha scelto un'altra, pure in questi anni, anche con il Partito Democratico, abbiamo fatto un percorso. Tra l'altro, se vi ricordate, c'è stato un momento in cui oggi partito di Conte fu Movimento 5 Stelle, io venivo accusato di essere troppo poco vicino al Partito Democratico. E invece che cosa succede oggi? Che dopo due esperienze di governo, Salvini e Conte insieme hanno buttato giù Draghi. E io ero uno di quelli che diceva in quei giorni, a luglio, non facciamo cadere il governo perché la crisi energetica raggiungerà il suo picco, la parte peggiore, in estate. Lei rinnega quell'esperienza del governo giallo-verde o è un'esperienza che trova importante nel corso di quella legislatura? È importantissima perché mi ha fatto capire di che pasta erano fatte alcune persone. Io, per esempio, da ministro del lavoro ho firmato il decreto dignità e il reddito di cittadinanza, cioè due provvedimenti di cui adesso si vantano altri, tra cui Conte, ma sono due leggi che ho firmato io. In quel governo, però, vi ricorderete tutti, poi alla fine a un certo punto Salvini ha provocato una crisi in piena estate e ha buttato giù il governo. Anche lì, responsabilità nazionale e convenienza di partito. Ed è la stessa cosa che avverrà a Giorgia Meloni, perché io conosco la specialità della casa di Salvini e la specialità è cominciare a picconare chi sta davanti a lui nel governo dal primo giorno. Io lavoro per non far andare la destra al governo, per far vincere la coalizione progressista. Se la destra andrà al governo, noi ci ritroveremo Salvini e Berlusconi che proveranno ogni giorno a logorare la Meloni. Il problema non è Salvini, Berlusconi, Meloni, non è il trio sfasciaconti, come li chiamo io, ma è il problema è che il paese non si può permettere un governo in continua fibrillazione. Ne ha nominato decreto dignità e reddito di cittadinanza. Io aggiungo il cosiddetto spazzacorrotti e il taglio
del 50% dei parlamentari. C'è uno solo di questi provvedimenti che non rifarebbe o non rifarebbe uguale? No, questi quattro provvedimenti io li rifarei uguali. Avevamo da fare altri provvedimenti, per esempio il taglio dei parlamentari, vi ricorderete, doveva essere seguito anche da una riforma dei regolamenti, da una legge elettorale, magari con le preferenze, e non sono stati fatti. Anche tutto il tema del decreto dignità, bisognava continuare sul salario minimo, ma anche noi come Impegno Civico proponiamo il salario equo. Lei è stato, e l'ha detto, 2 anni ministro dello sviluppo economico, poi ministro degli esteri, ha affrontato tantissime crisi industriali, si ricorda l'Ilva, ma ce ne sono state molte in quegli anni, e poi ha affrontato una guerra, l'inizio della guerra in Ucraina. Quello com'è stato come momento? Se l'aspettava più che altro? In qualche modo i paesi europei, alcuni paesi europei, fino in fondo hanno provato a trattare con Putin. Io sono stato anche io a Mosca una settimana prima dell'attacco, a Kiev una settimana prima dell'attacco. I leader europei sono andati da Putin a provare a farlo desistere. Quando è iniziato l'attacco quella notte, si è verificato quello che c'era nei report dell'intelligence americana delle settimane prima. Una potenza nucleare come la Russia ha invaso di nuovo il suolo europeo. E questo ha scatenato una guerra globale dell'energia, degli alimentari e delle materie prime. E se oggi noi ci ritroviamo con queste bollette così alte, non è per le sanzioni, ma è per colpa dei ricatti di Putin che dobbiamo fermare col price cap europeo. Mi dispiace che in Italia le forze politiche non siano allineate. Salvini ancora una volta si dimostra amico più di Putin che degli italiani, dicendo che il tetto massimo al prezzo del gas non serve. E aggiungiamo che a livello europeo l'Europa deve trovare la sua coesione, perché ancora una volta gli amici di Meloni e Salvini, gli alleati di Meloni e Salvini in Europa, hanno fatto di nuovo saltare l'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. Faccio un'altra domanda proprio su questo. C'è una crisi del gas, c'è una crisi delle bollette immanente, ovviamente si tratta di mettere un tetto al prezzo del gas europeo, come ha detto lei, ma c'è una crisi energetica, diciamo, molto più grande attorno a noi, che riguarda il cambiamento climatico, che riguarda l'emancipazione delle fonti fossili. Lei è tra quelli che pensano che il nucleare possa essere una soluzione? La vera indipendenza energetica sul medio-lungo termine noi la costruiremo con le rinnovabili. Nel brevissimo termine però abbiamo bisogno delle infrastrutture per consentirci di far arrivare il gas. Io sono stato in Algeria con il presidente Draghi a firmare l'accordo sul gas con tutti gli altri paesi, ma lì non si firma sul prezzo del gas. Il prezzo si determina in una borsa dove ci sono degli speculatori che, grazie ai ricatti di Putin, fanno salire il prezzo del gas a 300 euro a megawattora. E a quanto tasserebbe gli extra profitti sul gas? Ma la tassazione attuale, il problema è che non la stiamo introitando. E c'è un problema lì, perché le aziende che non stanno pagando la tassazione sugli extra profitti hanno fatto ricorso sul tema delle accise, non sull'ammontare generale. Quindi di 9 miliardi stiamo parlando di 400 milioni. Mentre facciamo il negoziato sul price cap europeo, dove gli amici di Meloni e Salvini ci bloccano, dobbiamo ottenere subito un decreto, subito dopo le elezioni, perché serve un governo pienamente in carica, un decreto taglia bollette che sia in grado di intervenire sulle bollette degli italiani pagando almeno l'80% da qui a dicembre. Il rigassificatore di Piombino sì o no? I rigassificatori servono adesso. Noi abbiamo fatto un piano energetico strategico nazionale di emergenza e ci sono i rigassificatori perché? Perché l'Italia è già fortunata che ha 3 pipeline che arrivano da Libia, Azerbaijan e Algeria, ma una parte del gas non lo possiamo trasportare attraverso le reti interne all'Italia che vedono il gas arrivare da quelle pipeline, perché c'è un cosiddetto collo di bottiglia a metà strada. I 2 rigassificatori offshore che ci servono nel centro Italia ci servono per far arrivare le navi di LNG e pompare il gas verso le industrie anche del nord Italia, ma anche del nord Europa, perché l'Italia può essere una nazione che in questo momento in Europa può salvare la vita anche a tanti altri paesi europei che non hanno le pipeline come noi e non hanno abbastanza infrastrutture. La pensa esattamente come Calenda su questo, che nei giorni scorsi ha detto una cosa del tipo: in politica non contano i curriculum vitae, voi assumereste un bibitaro, ovviamente. Si riferiva a lei. Cosa risponde a Carlo Calenda? Io, se posso dirle, questo razzismo, questa discriminazione sui lavori fa schifo. Mi fa schifo perché il punto fondamentale non è verso di me. Qui ci sono un sacco di ragazzi che vendono, fanno gli steward allo stadio, vendono le bibite negli eventi e a volte ci tirano avanti anche la famiglia così. E bisogna rispettarla quella gente, non usare in tono dispregiativo una professione, un lavoro umile. Io credo che poi alla fine i lavori umili servano anche a foggiarti la personalità.
E lo dico ai tanti ragazzi che sentono queste parole da Calenda: voi non avete nulla di cui vergognarvi per il lavoro che fate. Mi dici almeno due motivi per cui un elettore dovrebbe votare Impegno Civico. Cos'è che vi rende diversi da tutti gli altri partiti? Prima di tutto siamo gli unici che in questo momento stanno parlando del salario equo e che vogliamo attuare il salario equo in Italia. Tutti parlano di salario minimo e va bene, bisogna farlo, perché 2-3 euro all'ora è un lavoro, non è un lavoro, è sfruttamento, ma salario equo è il punto fondamentale. E poi abbiamo un piano sulle bollette, price cap, decreto taglia bollette e l'altro tema importante, azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Io penso che avere un piano, a differenza della destra che non ha un piano sul gas, non ha un piano sull'energia e ci porterà a sbattere, sia un buon motivo per votare Impegno Civico, che però ricordo è dentro ad una coalizione, l'unica altra coalizione esistente, progressista, di 4 liste, che si oppone a quella di Meloni e a quella che vuole portare Berlusconi a fare il presidente del Senato della Repubblica o Salvini di un ministero dell'interno, ed è l'unica che nei collegi uninominali può battere l'altra. Io vi faccio ancora un passo indietro, ma perché voglio fare un excursus sull'ultima legislatura. Voi eravate partiti di un movimento che diceva non ci alleeremo con nessuno, e poi vi siete alleati con la Lega, col PD, con Forza Italia. Avete sostenuto un governo tecnico, eravate nati, diciamo, in opposizione ai governi tecnici come quello di Mario Monti. Si sente di promettere che non cambierà ancora alleati durante la prossima legislatura? Lì c'è la telecamera. Quello che io posso promettere è che resterò pienamente coerente con questo progetto e questo impianto, la coalizione progressista di cui faccio parte, e con un'idea di paese in cui non si fanno annunci sfasciaconti, come fa la Meloni, un'idea di paese in cui si fa crescere l'Italia, ma con responsabilità.